Ancora pecchiamo un po' di inesperienza, un po' di furbizia, perché magari una partita così in casa, dopo che hai fatto un grande secondo tempo, la devi portare a casa. Ecco, sono due punti persi, perché quando vai in vantaggio e sei in casa e stai giocando anche bene, è giusto che la partita finisca 1-0. E ogni partita che toppiamo dobbiamo subire critiche, secondo me è un po' ingiusto, perché comunque durante un campionato ci sta a sbagliare qualche partita. Adesso abbiamo sbagliato contro il Sorrento, spero che non succeda più, ma se dovesse succedere comunque fa parte del gioco, fa parte del campionato, fa parte di una squadra che comunque è nuova, è giovane, e quindi sono cose che possono succedere. La cosa positiva è che ci siamo resi conto della brutta partita che abbiamo fatto contro il Sorrento, l'abbiamo archiviata subito e, come avete visto, oggi abbiamo reagito. Secondo me, ripeto, non è giusto ricevere tutte le critiche per una partita sbagliata, anche se abbiamo perso in malo modo, però una squadra che sta crescendo, che è nuova ed è ancora in costruzione, perché sono passati appena 2 mesi e mezzo da quando abbiamo iniziato, ecco, ripeto, non è giusto subire critiche, attacchi, eccetera, eccetera. Ecco, la squadra va sempre sostenuta, poi sì, sicuramente fa parte del gioco ricevere critiche, ecco, però non più di tanto.